Ciao a tutti, eccoci alla prima lezione di vino.com Wine Academy. Oggi parleremo di Sauvignon. Vi porterò con me a fare un viaggio dall'Italia, dalla Francia, dalla Nuova Zelanda. Andremo a scoprire insieme l'impronta stilistica di ogni singolo Sauvignon e di singola area. La prima cosa però che voglio dirvi prima di cominciare il percorso degustativo è che quando ci troviamo di fronte a Sauvignon cosiddetti vegetali, varietali, con quei sentori più di gatto, sono Sauvignon non di ottima qualità, perché la maturazione fenolica delle uve non è corretta, non è arrivata a maturazione. Partiamo con lo Sauvignon dell'Alto Adige, dell'azienda Blumenfeld, dell'annata 2020. Questi vigneti sono coltivati vicino alle colline di Bolzano, attorno all'area di Bolzano, su terreni di provenienza di porfido. Allora, quando si degusta un vino, si va all'esame visivo, ovviamente il colore, questo è un giallo pagliarino intenso, e la densità. Guardate come gira la massa omogenea e si ferma omogenea. Questo identifica la consistenza, questo è un vino di densità, di consistenza. Non stiamo a guardare gli archetti lacrime, è un indice sbagliato. Per valutare la consistenza e la densità bisogna vedere la massa nel bicchiere, come gira compatta e come si ferma. Omogeneità vuol dire consistenza e densità. Al naso subito l'impronta stilistica e il timbro selvatico del Sauvignon Alto Tesino. Queste note in questo caso di pompelmo, cedro, questo tocco di salvia e di timbro cedrino. Ecco, questo è il timbro selvatico che riconosce il Sauvignon Alto Tesino nella fase di gioventù. In bocca una buona tensione, una buona profondità, il tono degli agrumi con questo up and down di fresco e salato e questa chiusura di cappello. Quindi abbiamo l'impronta stilistica selvatica del timo cedrino e della salvia al naso e del cappello in bocca. Ricordatevi sempre poi questi sentori nel tempo diventeranno un po' più verdi varietali, perché il vero varietale, cosiddetto vegetale se vogliamo chiamarlo, viene dopo qualche anno di affinamento in bottiglia. In gioventù prima abbiamo frutta, agrumi e erbe aromatiche. Ci spostiamo in Francia, nella Valle del Loire, degusteremo insieme Mademoiselle de Thé, questo Pouilly Fumé di Château de Tracy, nata 2019, un'annata delle densità, dell'equilibrio. Qui vitigni Sauvignon, ovviamente, siamo a Tracy-sur-Loire, dove ci sono terreni a base di silicio, quindi silice e calcareo. Questi terreni danno una densità differente, uno spessore differente al Sauvignon. Guardate fin dal colore e dalla densità, guardate che densità, che compattezza, che spessore. Questo è un giallo pagliarino intenso. Al naso, proprio tipico di quello che è il Pouilly Fumé, queste note di frutti polpa gialla, in questo caso susina gialla, queste note di lampone giallo, con sprazzi anche un po' di agrumi che ricordano un lime. Nel finale il timbro selvatico del Sauvignon della Loire, queste note di eucalipto, menta, questo tocco quasi di erba officinale. In bocca è spesso, denso, di grande profondità, con ritorno della frutta polpa gialla e anche un po' di agrume. Questo finale balsamico, e questo ritorno di erba appena tagliata. Quindi al naso abbiamo il timbro di erbe officinali eucalipto e in bocca l'erba tagliata, di grande spessore e di grande profondità. Questi sono i Sauvignon della Loire. Adesso andiamo veramente lontano, vi porto con me in Nuova Zelanda a degustare un Mount Nelson, un Sauvignon Blanc neozelandese 2020 di Melbourne, di Wapai area. Questi Sauvignon vengono su terreni argillosi e a base alluvionale, quindi avremo un Sauvignon veramente differente. Questi terreni e questo clima differente porta Sauvignon con un timbro selvatico più evidente, magari un po' meno spesso, meno denso, ma con un timbro selvatico molto evidente. Anche nel colore sono un po' più scariche, anche la densità è sempre una bella densità, ma non è compatta e densa e spessa come possono essere gli altri tesini o il Pouilly Fumé della Loire. Colore giallo pagliarino di media intensità, un buono spessore, una buona densità. Al naso subito il timbro selvatico di quelli che sono i Sauvignon di quest'area. Sfumature che ricordano la pesca bianca, questo timbro selvatico che ha delle sfumature che ricordano il seno, la buccia del cetriolo, con questa chiusura delicata e di pepe bianco. In bocca sono vini puliti, di una bella tensione, costati molto sull'acidità e con un finale leggermente sapido, sicuramente meno spessi dei Pouilly Fumé e dei Sauvignon Alto Tesino, ma con un timbro aromatico e selvatico maggiore in bocca.
quindi sono gusti differenti. Se vogliamo gli agrumi, se vogliamo la parte di erba aromatica, andiamo all'Alto Adige, se vogliamo lo spessore, la frutta polpa gialla, andiamo a Puglifumè. Se vogliamo carica selvatica maggiore, andiamo in Nuova Zelanda. Questi sono i tre Sauvignon di queste tre aree. Poi abbiamo altri Sauvignon nel mondo, dove li possiamo trovare nel sud della Stiria, con il Sauvignon della Stiria, che anche quelli sono un po' più selvatici, il Sauvignon della Slovenia, che ricordo molto di più come il Sauvignon italiano, i Friulani. Quindi densità, frutta polpa gialla, grande salinità. Quindi ne abbiamo per tutti i gusti. C'è da divertirsi, ragazzi. Alla prossima Wine Academy di vino.com.